La paura del successo è un piccolo mostriciattolo sabotatore che quando sei a tanto così da ottenere quello che vuoi, ti si infiltra dentro e ti fa improvvisamente temere le conseguenze di un possibile esito positivo. Immaginatevi di essere in montagna. Vi alzate la mattina, andate a camminare e camminate tutto il giorno. Scalate, vi arrampicate, vi fermate per mangiare un panino e poi ricominciate. E scalate e vi arrampicate e alla fine arrivate in cima. E da lassù la vista è bellissima e vi affacciate e siete esattamente su un burrone. A quel punto cominciate a sentire un senso di vertigine. Giovanotti canta una frase che secondo me è bellissima, che è: la vertigine non è paura di cadere, ma è voglia di volare. Secondo me vuol dire che quando ci troviamo di fronte ad un burrone, il nostro istinto naturale, umano, è quello di volare, di spiccare il volo e di provare a buttarsi giù da quel burrone. Ed è per questo, ovviamente, che interviene la paura, che è un meccanismo di difesa che il nostro corpo mette in atto per impedirci di fare una follia. Ma cosa succederebbe se quel burrone, anziché essere un burrone fisico, fosse un burrone metaforico? Cioè, immaginiamoci per esempio di voler lanciare una startup. Lavoriamo per un anno intero per lanciare questa startup, progettiamo, facciamo, parliamo con fornitori, ci mettiamo d'accordo, creiamo il marketing e alla fine, tac, è il momento di lanciare la nostra startup. Ci troviamo metaforicamente davanti ad un burrone, pronti a spiccare il volo. Secondo me in quel caso la vertigine che ci prende, quel senso di paura, non è più una paura sana che ci impedisce di fare una pazzia, è un meccanismo di autosabotaggio che il nostro corpo mette in atto. Ed è collegato a una cosa che si chiama paura del successo. Ciao ragazzi, sono Fraki. Fraki? Su questo canale parlo di crescita personale, parlo di cambiamenti, parlo di uscire dalla propria comfort zone e documento il mio passaggio da lavoratrice dipendente a freelancer. Perché appunto il mio sogno, il mio desiderio, il mio obiettivo sarebbe poter vivere di questo canale YouTube. Se questi argomenti vi sono utili o vi interessano, magari state facendo un percorso simile anche voi, potete iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi contenuti che saranno ovviamente su queste tematiche qui. Ma torniamo a noi. Vi sto parlando della paura del successo perché io l'ho sperimentato sulla mia pelle. Mi sono chiesta se avesse senso parlare di questa cosa su questo canale, perché io non sono una psicologa, non ho competenze tecniche su questo tipo di argomento. Sono arrivata alla conclusione che abbia senso parlarne, anche solo perché io non avevo mai sentito parlare di questa paura del successo. Ci ho messo un bel po' di ricerca su internet prima di trovare di cosa si trattasse. E quindi ho pensato che, visto che questa paura del successo è a quanto pare molto più diffusa di quello che io pensavo e di quello che probabilmente un po' tutti pensiamo, perché non se ne parla tanto, potesse avere senso farci un video sopra, quantomeno per condividere la mia esperienza e perché se qualcun altro là fuori si sta sentendo nello stesso modo e trova questo video, magari si sente un po' meno di merda di come mi sono sentita io il mese scorso. Ora vi do un attimino di background per capire di cosa sto parlando. Ad aprile 2020, quindi aprile di anno scorso, ho deciso che ad aprile 2021, quindi adesso, avrei cominciato a lavorare part-time nel mio lavoro in azienda, in ufficio che faccio da anni. L'intenzione era quella di poter investire più tempo possibile su questo canale YouTube perché è quello che mi rende felice. Quindi ho passato l'ultimo anno della mia vita a lavorare 40 ore in ufficio tutte le settimane e a dedicare tutte le serate, tutti i weekend che avevo a disposizione a questo canale. Ma vi sto dicendo tutto questo perché a marzo, quindi ad un passo da quel momento in cui finalmente avrei cominciato a lavorare part-time, io stavo così. Marzo fino ad ora è stato un mese micidiale e siamo al 22. Ho questa sensazione di non riuscire a gestire assolutamente niente, di non avere assolutamente niente sotto controllo e mi sento sempre in ansia. Ecco, questo più o meno è il modo in cui si manifesta la paura del successo. Una figata, eh? Cioè, sono arrivata perfino a chiedermi se quello fosse davvero ciò che volevo. Cioè, se questo cambiamento, se questo part-time fosse davvero ciò che volevo, dopo che era un cacchio di anno che ci lavoravo, perché mi sentivo in quel modo e cosa mi ha aiutato a superare quella paura? Si dice paura del successo, ma non si intende successo tipo fama e popolarità, ma piuttosto successo appunto come esito positivo, come raggiungimento di un obiettivo che ci si è posti. Quindi fondamentalmente è una paura legata al fatto che l'obiettivo che ci siamo posti possiamo effettivamente raggiungerlo. Cioè, abbiamo paura che per una volta nella vita ci vada bene, ci vada di cu***o. Abbiamo paura del cu***o. Cioè, assurdo, cioè, è assurdo. Viviamo in un mondo che idealizza il successo, no? Cioè, che ci fa pensare che il successo sia super desiderabile, che il successo sia quello a cui tutti dobbiamo aspirare. E quindi, com'è possibile che esista
la paura del successo, cioè come possiamo temere le conseguenze di una cosa che viene così tanto idealizzata nella nostra società. Ci ho pensato su un sacco questa cosa. Secondo me la paura del successo nasce dal fatto che viviamo in una società che comunque ti coccola finché sei mediocre, però poi ti demonizza quando hai successo. Gli amici, per esempio, no? È sempre facile avere amici intorno quando stai male. Cioè, no, ok, non dico che sia ovvio che gli amici siano lì quando stai male, però presumibilmente un amico viene a consolarti quando stai male. Però secondo me l'amicizia vera si vede quando quell'amico è pronto a festeggiare per te in maniera disinteressata quando tu sei felice. Perché condividere la felicità di qualcun altro senza provare invidia, senza provare gelosia, senza provare rabbia, è una cosa difficilissima. E quindi secondo me è questo che ci spaventa tanto del successo: perdere tutto quello che abbiamo. Perché finché stiamo malino, finché siamo mediocri, finché comunque non esageriamo a diventare fake, le persone stanno lì, siamo nella nostra comfort zone, siamo in quello che conosciamo. Nel momento in cui raggiungiamo un obiettivo, ci saranno tante persone che ci guarderanno un po' male per aver fatto quella cosa, e abbiamo paura di quella vocina nella nostra testa che ci dice: mi sono prefissato un obiettivo e l'ho raggiunto, perché non abbiamo idea di che cosa ci sia dopo. Cioè, se non lo raggiungiamo quell'obiettivo, rimaniamo in quello che già conosciamo. Se invece lo raggiungiamo, questo ci apre la porta ad uno scenario diverso, ad una vita potenzialmente diversa, a delle abitudini potenzialmente diverse, e quindi ci spaventa il fatto di affacciarci sull'ignoto. Dato che non sono una psicologa e in questo video vi ho fondamentalmente parlato della mia esperienza personale, vi ho dato la mia opinione, ma sicuramente non è un'opinione tecnica, vi lascio in descrizione anche un po' di articoli scritti da persone ben più competenti di me su questo tema. Però se vi va di farmi sapere anche qual è la vostra opinione su questa cosa, mi piacerebbe aprire un po' un dibattito su questo argomento, perché io sono ancora qui nel mezzo che cerco di metabolizzare il fatto che questa paura del successo esista veramente. Però penso che sia davvero più diffusa di quello che pensiamo. Quindi se vi va di raccontarmi cosa avete provato voi sulla vostra pelle, o che cosa ne pensate di questo enorme sproloquio che ho fatto in questo video su cose di cui non so niente, mi farebbe super piacere. Potete farlo qui di sotto nei commenti, potete farlo sui miei social, Instagram e TikTok. Vi lascio con una citazione che mi ha aiutato e mi sta aiutando molto a superare un pochino questo mese di cacca. Ma prima della citazione, se sei arrivato a questo punto del video, probabilmente vuol dire che il video non ti ha fatto completamente cagare. Quindi se non l'avevi già fatto all'inizio perché hai pensato: ma che cazzo è questa qui, mo mi guardo questo video e mi dileguo, metti un like e iscriviti al canale per vedere anche i prossimi video. La citazione è presa da questo libro, The War of Art, di Steven Pressfield. Come vedrete da questo segno rosso, in realtà lo sto ancora leggendo, sono quasi alla fine. Ma c'è una citazione che mi ha aiutato un sacco a superare un po' questo momento, e cioè: se sei paralizzato dalla paura, questa è una buona cosa, perché la paura, come l'insicurezza, sono degli indicatori. Fondamentalmente la paura ci dice cosa dobbiamo fare, e quindi più siamo spaventati da un lavoro, più siamo spaventati da una vocazione, più quella sarà la direzione in cui dobbiamo andare, perché quella paura è un indicatore che ci stiamo confrontando con qualcosa che fa per noi e che ci spaventa proprio perché si avvicina a quello che è la nostra indole. Insomma, siamo tutti spaventati dal diventare quello che vorremmo essere. Sì. Vi lascio comunque qui sotto in descrizione sia la citazione che il link per comprare il libro se vi interessa. È un libro che consiglio. L'ultima parte mi sta leggermente deludendo, quindi non essendo ancora arrivata alla fine non so se ve lo consiglio fino alla fine, ma la prima metà è sicuramente stata molto utile per darmi dei consigli pratici su come non paralizzarmi di fronte a ciò che voglio fare. Siate originali in questo mondo di fotocopie.